Il più bello, andiamo avanti al quarto posto del T-Sport Cosse d'Argento, doppia premiazione per lui in quanto è uno di quelli che ha partecipato a tutte le gare, quindi complimenti a Riccardo Rosa che ha partecipato a tutte le gare del circuito. Questo posto è sempre del pre-sport Costa d'Argento, Jacopo Moscarini. Secondo posto Team Marathon Bike, di gara ha fatte 15, 422 punti, Luigi Carini. Vediamo chi c'è in testa, mentre viene premiato Risport Costa d'Argento, 14 gare fatte, 487 punti, Jacopo Viola. Ragazzi, ringraziamo Daniele Lavini che ci sdraia anche tutte le 40-44 anni. Al quinto posto con 17 gare, quindi tutte le gare, già ci sei? Abbiamo Luca Poggiani, bacio da Marinera, bacio da Bagaggini, no, da Bagaggini no, dai. Posto, 398 punti, 17 gare anche qui, quindi tutto il team Marathon Bike, Simone di Monaco. E qui tutte le gare fatte, 17, 405 punti, della SD Svicat, Riccardo Turi. Bravo Riccardo. Iniziamo a dare qualche dato, è del Rivellino di Piombino, 16 gare fatte, 481 i punti, lui è Luigi Forcani. A questo punto non ci resta che chiamare il vincitore della categoria B, risporta il Costa d'Argento la società, 16 gare, 548 punti, Flavio Mataroni. Categoria C, 45-49 anni, al quinto posto, sempre del Rivellino di Piombino, con 13 gare fatte, 377 punti, Marco Pulleri. Con solo un punto di 98, l'ha detto bene, medaglia di legno, Francesco Sbordone nel quarto sfondo. Al terzo posto ritrovarci tra male 17, quindi tutte le gare fatte, 381 punti, Andrea Sozzi. Andrea Sozzi svince la doppia premiazione perché ha fatto tutte le gare già stata data, risporta ai Costa d'Argento, 10 gare fatte, sono bastate per arrivare al secondo posto, Christian Pois. Ah sì, appunto, il vincitore del premio dell'Argentario di domenica scorsa, il team Marathon Bike con 423 punti, 16 gare fatte, Graziano Pepi. Graziano, è un caso. Quest'anno ci vuole fare una vincita, ora ti dai da fare. Facciamo più un ci parlo, dai. Più un vino però, questo l'avete sentito tutti, mi raccomando. Grazie per la categoria. La categoria va dai 50 ai 54 anni. Sempre Team Marathon Bike. Stamani Ciorfi è già venuto a dare prima la sua polemica. Nel Team Marathon Bike è il quinto. Vedete, si rompono, visto? Ecco, con 11 gare, 329 punti, Luca Nerozzi.
Luca Gallardo, questo l'ho visto con la sua bella chioma lunga, tutte le gare fatte, Team Marathon Bike 391 punti, Paolo Giannini. Anche qui, prossimo, 17 gare fatte per lui, 399 punti, 8 punti Paolo, proprio lì lì, eh. Alessandro Milone, grande Alessandro Milone. Vediamo chi sale sul 148 punti, 16 gare, uno degli atleti che da più tempo è premiato ogni anno. Team Marathon Bike è Loriano Randi. Abbiamo Landi sempre davanti a Giannini. Vediamo un po' chi c'è al primo posto, 13 le gare fatte, 500 punti dell'Arcitravale, Alberto Antonelli, grande Alberto. Quinto posto, 298 punti, 11 gare, il rivelino Piombino, l'ho visto, Fausto Verosi, grande Fausto. Al quarto posto non c'è perché al quarto posto abbiamo Giovanni Formisano, che oggi non è presente in quanto è nelle zone terremotate con la sua compagnia teatrale Il Terraccio a fare la tournée, quindi ringrazio che ha fatto tutte le gare anche quest'anno, ma che ormai penso sia 5-6 anni di fila che le fa tutte, quindi penso meno che in assoluto poi si farà un conto in questi 10 anni che ha gareggiato di più. Io mi gioco per lo spaggiare, eccolo là, andiamo amici, vieni, 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 Luigi ce le fai tutte a posto, anche lui tutte le gare, Reale Stato dei Presidi 549 punti, Antonio Barrasso, è una bella lotta, e tutte le gare anche lui, Team Marathon Bike Maurizio Agnoletti. Maurizio Agnoletti è il primo anno che fa il Corrina Maremma, vero? È già 4 anni, qui non abbiamo il quinto classificato perché non ha raggiunto il minimo di gare che erano 8, 9 anzi, si cominciano. Alessandro Motolo a essere il quarto stormo, al terzo posto abbiamo un altro atleta della SD Quarto Stormo, 351 punti, 14 gare fatte, Agostino Laudato, e al secondo posto 17, quindi tutte le gare, 535 punti, Atletica Follonica, Enzo Adinucci. Che è un trofeo, come si fa? E due civilini! Grande! 680 punti, tutte le gare, grandissimo, eh! Vabbè, uno può rimanere! Uno non l'ho visto, qui a over 65, inviterei in questo caso tutte e due le vallette per gli over 65, perché hanno bisogno. Al terzo posto con 10 gare fatte, non l'ho visto, ma c'è? Azzelio Fani non c'è, però io vi chiederei comunque l'applauso. Terzo posto, Team Marathon Bike, 430 gare, 11... 430 gare, va, 430 punti, 11 gare, Renato Moretti. Grazie, passiamo a Bobbra Schisano, vai! Grazie a tutti, Marco Stormo, 14 gare.
direttamente la prima classificata. Risporte Ossa d'Argento, 440 punti, 11 gare, Pompeo. Vedi che vogliamo composta, vedi. Marica di Benedetto, grazie Marica, non c'è. Parla di richiedà per Marica, grazie. Ringrazia particolarmente. Iniziamo dal quinto posto, 12 gare fatte, 309 punti, Team Marathon Bike, qualcuno si stupisce, Tiziana Gaella! Quarto posto, ASD Quarto Stormo, 409 punti, 11 gare, Maria Merola! Posto Team Marathon Bike, 13 gare fatte, 422 punti, Cristina Gamberi, grande Cristina, con 15 dell'Atletica Follonica, 423 punti, Kathy Chiellini, grande Kathy. E qui con 17 gare fatte, complimenti, unica donna ad aver fatto tutte le gare, Silvia Picocchi! Andiamo al quarto posto, con 9 gare fatte, 284 punti, Silvana Benedetti! Terzo posto, Team Marathon Bike, 352 punti, 10 gare, Angela Monessinali! Terzo posto, Angelica, ma non abbiamo un po' di società perché qualcuno ha fatto casino. Posso timbrare con Marica, 14 gare, 385 punti, Maria Corriere! Vince la categoria con ben 480 punti, 12 gare fatte, Prisporto, Cassa d'Argento, Angela Mazzoli! Quindi chiamiamo il rappresentante della quinta società classificata, con totale di 2385 punti, 90 presenti, una media di 5,2 atleti a gara, è il Reale Stato dei Presidi. Grazie. Al quarto posto, 573 punti, 91 presenti, quindi poco di più, una media di 5,3 atleti a gara, è il Rivellino Piombino. Terza posizione, 4025 punti, 146 atleti in totale, una media di 8 atleti e mezzo a gara, in mezzo chi era? Santini. E della SD Quarta Stormo abbiamo Pina Campa, presidente. Sono 107 punti, 217 partecipazioni, 12,7 di media di atleti a gara, è la Trisport Costa d'Argento! Grande Giorgi! E anche quest'anno chi viene? Tutti, oggi in Poggiani, nel Team Marathon Bike con 17.345 punti, 719, non c'è nessuno, forza! Grande Luca, vedi là, facciamo la foto. Fabio, questa veramente, raga, scontiamo. Non c'è.
Non la puoi inquadrare.